vediamo se ti ama o ti prende in giro. Devi scegliere o il Buddha o la piramide o la stele, o Buddha, piramide o stele. Allora, partiamo da chi ha scelto il Buddha. Ti ama, cara Malgasciona, o ti prende in giro? Vediamo un po'. Estraiamo. È una persona che si propone come guida nei tuoi confronti, quindi è interessante, ma è una persona che ha confusione mentale, quindi diciamo che è veramente distrutta da un punto di vista mentale, schizofrenico, fuori di testa, e cerca altro. Quindi questa persona ti prende in giro. Vediamo un attimino perché ha scelto la piramide. Ti ama o ti prende in giro? Beh, sta nell'abbondanza, ma è un'abbondanza godereccia, quindi è più sull'aspetto fisico, sull'aspetto sessuale che ti cerca. E anche, diciamo, fa le cose, non è una persona molto intelligente, una persona ordinaria, una persona con pensieri molto limitati, però ama condividere, quindi diciamo che vuole fare le cose con te, è una persona che vuole comunque portare avanti una relazione anche stabile con te, ma è, diciamo, è una persona un po' limitata, però diciamo che a modo suo ti ama. Vediamo perché ha scelto la stele. Ti amo, ti prendo in giro. Beh, è una persona che sta andando molto lentamente, il che non vuol dire che non ti ami, anzi questo potrebbe addirittura essere un aspetto positivo in alcuni casi. Vediamo un po', è una persona che ama lottare per quello che cerca, ama portare avanti delle situazioni che possono essere anche piacevoli da un certo punto di vista, quindi direi che da questo punto di vista è una persona interessante, e però vuole liberarsi dai condizionamenti. Si sente un po' condizionata con te, probabilmente reputa che tu sei un po' pesante, un po' asfissiante, però non è detto che non ti ami. Sicuramente non è più un attaccamento, diciamo, che un amore questa situazione. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramascu ufficiale, e seguimi su TikTok, ovviamente, e il nuovissimo canale Liberati dei Narcisisti con Massimo Tramascu. Ti do appuntamento al